Quando ci siamo stabiliti in questo posto dovevamo andare a prendere l'acqua a rombo, a 10 km da qui, con gli asini. All'epoca le donne trasportavano l'acqua per lunghe distanze, si legavano le taniche alla testa e a causa del peso alcuni di loro avevano tracce permanenti sulla fronte. E le donne vi sono enormemente grate per quanto avete fatto, perché quando l'acquedotto è arrivato qui ha avuto molto impatto. Voglio dire che vi siamo estremamente grate, insieme siamo forti e cresceremo ancora. Prima che fossero costruite le aule, i bambini studiavano sotto quell'albero. Dopo, grazie all'acqua, i bambini sono potuti restare qui perché avevano acqua da bere. E grazie all'acqua è stato possibile costruire le aule. Questo posto, a dire il vero, era un posto terribile. La gente non può neanche immaginarlo, non ci succedeva nulla. Ma ora, grazie all'acquedotto, la vita è davvero cambiata. All'inizio i bambini a scuola erano pochi, ma adesso ci sono tanti bambini che vengono, anche da lontano e anche da altre scuole, grazie ai cambiamenti e grazie ai risultati della scuola. I bambini vanno bene agli esami, grazie agli sviluppi che ci sono stati. È grazie all'acqua che ci sono così tanti bambini a scuola. Siamo veramente felici del vostro apporto. Sì, è grandioso. Grazie, davvero.